vedete che non stiamo mentendo, perché stiamo inquadrandola, vedete alla mia sinistra, è arrivata giustamente. È un grande onore ed emozione Grazie. Averla qui con noi. Grazie. Abbiamo parlato prima in sua assenza di lei, l'abbiamo annunciata che sarebbe stata nostra sì. ospite, eravamo molto emozionati perché, diciamo la verità, mi perdoni, io non sono un grande esperto di danza, contrariamente a Fabiola, la mia destra, che invece è la mia badante dal punto di vista della danza. Però una riflessione che ho sempre fatto sulla danza e soprattutto sulla danza di tipo contemporaneo, cioè quella di cui lei è stata questa grande étoile, è forse l'unico tipo di arte che è costretta a conciliare una grande fatica fisica. In fondo la seconda classificata forse è il canto, che è comunque sempre molto molto meno, ha un gesto atletico che la danza in realtà comporta, e questo tipo di arte tridimensionale praticamente occupa i tre lati di uno spazio, ha la musica in accompagnamento e ha necessita di una disciplina da atleti, immagino. Come si concilia? Mi tolga questa curiosità. Allora, lei ha detto delle parole sacrosante, verissimo. Occorre una grande disciplina, occorre una grande preparazione atletica. Però quello che ha di fantastico la danza è che poi, quando uno è sul palcoscenico, non sente più la fatica. Praticamente è come se fosse sospeso, come se fosse in un'altra dimensione. E quindi lei mi dice, fa fatica? No. Non sento assolutamente la fatica. Ecco. Siamo incantati. Siamo assolutamente incantati. Beh, questa è una cosa molto bella. Cioè, magari bella poi anche. La senti il giorno dopo, ma al momento è una sensazione che bisogna provare. Io mi sento una privilegiata in questo senso. Funziona così anche nelle prove, però? Voglio dire, no, questo beh, è il momento. Prove, del... Le prove sono faticose, questo indubbiamente. Però lei mi insegna che quando uno fa qualche cosa con amore, con passione, con dedizione, la fatica è comunque dimezzata. Ne sono più che convinto. Però, sono convintissima di questo, anche perché lo provo sulla mia pelle. Senta, una piccolissima, adesso veramente non so da che parte cominciare, perché noi l'abbiamo vista, io la ricordo, ai mitici balletti di Nervi al Parco, lei sì. aveva fatto il Bolero, sì. giusto? Sto parlando non proprio dell'altro ieri, ma ne ho un ricordo assolutamente. Certo. Lei ha ballato anche nel nuovo Carlo Felice, in sì, questo, sì, io ricordo Carmina Burana, può esatto, essere vero? Esatto, ho fatto Carmina Burana con la coreografia di Misha Vanuk, e devo dire che questo teatro è particolarissimo, a me piace molto, infatti o piace o non piace. Sì, io questo sono tra è vero, quelli non che, ha via che, di mezzo che perché è un po' hanno particolare. Una particolare. Sì, 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 lo trovo un teatro, non lo so, con un'atmosfera, una mi piace moltissimo, oserei dire. Guardi. Tanto noi siamo molto siamo, contenti, ecco, siamo assolutamente. Contenti, sì, sì, sì. Fabiola, ti cedo la parola. Vuoi sapere se ho qualche domanda? Sì, voglio sapere se hai qualche Beh, intanto domanda. Io tu ne ho un sacco, hai... ma sono estremamente infantile. Ma anch'io ne avrei un sacco perché in questo momento. No, hai menzionato il Bolero di cui è stata un'interprete assolutamente, l'interprete forse, perché io quello che ho in mente, se penso a questo lavoro, a questo balletto, è la sua immagine. Si trova, se si sfogliano dei libri sulla danza, c'è l'immagine di Luciana Savignano che fa il Bolero di Béjart. Quindi questa collaborazione con Béjart, che è stata importante, penso, per la sua carriera. Ma oserei dire che è stata, oltre che importante, determinante. Determinante perché per me è stato un periodo intensissimo di lavoro, a proposito di lavoro, certo. faticoso, eccetera. Però mi ha arricchito notevolmente come persona, come artista, come interprete. E quindi io non finirò mai di dire un grande grazie a Maurice, che purtroppo non è più tra certo. noi, ovviamente. Ma è stata per me una grande lezione di vita, una grande lezione di apprendimento. Ed è stato un periodo in cui mi sono sentita veramente al top della mia formazione artistica. Indubbiamente Bolero è stato un punto fermo della mia carriera, però fortunatamente ho fatto altro. Il rapporto amore-odio, no? Con la cosa più famosa. Cioè, sono legata a Bolero perché l'ho fatto, non lo so, migliaia di volte e quindi mi ha dato tantissimo. Però
ho fatto altro anche. Sì, sì, assolutamente. Ci racconti un po', perché sì. ha un suo balletto preferito che magari non è quello del... Ma se io dovessi scegliere tra le tantissime cose che fortunatamente ho fatto, c'è un piccolo assolo che è un piccolo gioiellino che dura 6 minuti, tratto dal secondo concerto per violino di Bach, sempre con coreografia di Béjart, che è La Luna. Ah. E La Luna è un assolo che mi ha costruito addosso, diciamo, e devo dire che rispecchia moltissimo quella che è la mia vera natura, questo mio modo di porgermi e di nascondermi, di un ballare molto discreto, molto, molto intimo, con una vena di malinconia. Insomma, sono io. Certo. Fabiola prima, quando mi erudiva sulle questioni di danza, diceva appunto che i coreografi lavorano in simbiosi molto spesso con l'étoile, con sì. i ballerini. Quanto ci mette del suo... ovviamente un ballerino bravo ci metterà di più rispetto... Certo. Cioè, conta anche la sensibilità, chiaramente. Assolutamente. C'è un'alchimia che deve scattare col coreografo, non si può lavorare con una persona... Oserei dire che è determinante perché venga fuori veramente un lavoro con uno spessore artistico che rimane. Il coreografo chiaramente sceglie l'interprete perché nella sua mente ha delle idee, delle cose, però poi questo interprete deve assolutamente capire quello che il coreografo vuole dire e far suo quello che è il linguaggio. Se lo deve adattare al corpo, è come un abito nuovo quando uno se lo mette, poi se lo aggiusta, le cambia i bottoni, le fa delle rifiniture, fa delle cose, per cui è lì che scatta poi la magia e viene fuori un... Insomma, vengono fuori dei capolavori, insomma. Sicuramente. Sì, stavamo parlando prima, visto che andremo a vedere questo balletto Pulcinella, sì. che ha questo stampo contemporaneo di teatro danza, come l'hanno presentato, sì. abbiamo dato un'infarinatura per dare degli strumenti a chi lo vedrà e chi magari non conosce certo. bene. Certo, io purtroppo non ho visto nulla ancora, non ho visto né le prove, né quindi non posso anticipare molto, perché anch'io sono curiosa di vedere certo. cosa andrò a vedere. Posso solo dire che la musica è un gioiellino. Quella, certo. Il corpo di ballo, io ero presente quando c'è stata la selezione. Sono tutti dei ballerini con ognuno una propria personalità, un proprio modo di essere. Chiaramente non è classico, certo. è un teatro danza certo. che ben venga nel mondo di oggi, che insomma è diciamo che è abbastanza attuale, se vogliamo. Quindi anch'io sono curiosa di vedere cosa mi aspetta, però sono positiva, perché innanzitutto sono una compagnia, ci sono dei giovani, c'è questo coreografo che si è buttato anime e corpo in questa impresa, Giovanni Di Cicco, quindi ci sono tante componenti. E quindi facciamo le dita e aspettiamo. È la prima produzione di danza del certo, teatro, quindi è un passo certo. avanti senz'altro. E io sono felice e orgogliosa di aver dato, diciamo, l'input a questa nuovissima compagnia. Input e madrina nel contempo. Sì, di ho fatto un po' di cosina, insomma. Spero di portare fortuna. Lo credo. No, lo credo. Sono sicurissimo Sicuro. Che lei porterà fortuna. Ma speriamo. Non solo, è curioso il fatto che, in fondo, la musica e la prima coreografia è del 1921, in realtà. Sì. Per cui, su musica di Pergolesi, dicevano... Sì, in realtà poi la critica ha detto che non era, c'era più Domenico Gallo che Pergolesi. Comunque. C'è stato un esempio dopo, per cui è qualche cosa, è curioso questo, qualcosa del 1921 che fu coreografato e che adesso viene riproposto in termini, non dico stravolti, ma praticamente un'eterna giovinezza di questa certo. di questo tipo di ma lavoro. Ma le cose quando partono bene non possono finire che così, non c'è niente da fare, quando i capolavori rimangono dei secoli, c'è poco da fare. Assolutamente. Mi lasci togliere una piccola curiosità ancora. Prima parlavamo fuori onda che giustamente i ballerini e le ballerine, cioè le coppie sì. di étoile, vanno anche su misura e su affinità caratteriale, sì. malgrado ci sia tutta un'aneddotistica poi di grandi screzi tra persone che hanno ballato invece. C'è molta spesso. Fantasia in mezzo, non è detto, altrimenti il pubblico non è ci vuole, ha bisogno di un po' di gossip. Mettere un po' di pruderia in queste cose qui. Chi è stato il suo partner che le calzava meglio da questo punto di vista di alchimia? Il mio partner, diciamo, io ho avuto la fortuna di ballare con parecchi partner
con un grande spessore artistico, però se dovessi proprio sceglierne uno, non c'è più purtroppo, perché è mancato parecchi anni fa, Jorge Don, che è stato un primo ballerino di Béjart. È quello di Lelouch del Bolero. Esatto, esatto. Vedi che una divinità, sembra. Una divinità. Era un dio per me, era un mostro sacro che mi ha affascinato, mi ha colpito, mi ha preso, mi ha fatto capire che la sensibilità e l'arte sono un qualche cosa che solo pochi eletti ce l'hanno. Sì, lo ricordo perfettamente, proprio lo ricordavamo prima, nel film di Lelouch, quello ballava sotto la Tour Eiffel, diciamo, in questa scena. Oltretutto era scena. Oltre che un grande artista, era una grande persona. Non ho nessun dubbio. E quindi, ecco, ho questo ricordo. Era argentino, giusto? Sì. E quindi... Sì, questa è la sua parete. Lei è milanese però, sì, giusto? Sì, quindi milanese. Ha cominciato alla Scala. Ho cominciato alla Scala, ho fatto tutto il mio percorso alla Scala, poi ho fatto un corso di perfezionamento a Mosca, Bolshoi, quindi Bolshoi, sì, poi insomma ho fatto un po' di cose. E adesso non voglio farmi pubblicità, ma verrò al Carlo Felice. No, è questo che volevamo sapere, scusi. Certo. Perché poi queste biografie ci sono le cose, è ovvio che il ballet Durant MC Eccles lo conoscono tutti, ma chiaro, è adesso che... uno spettacolo fatto alcuni anni fa sul tango. Che bello. Ah. E quindi siccome io sono una che osa sperimentare nuove cose, mi mancava il tango. Il tango non l'aveva mai. E allora ho detto no, devo ovviare dobbiamo a questa lacuna. Colmare questa lacuna. Quindi, ecco. Possiamo saperne qualcosa di più? Beh, qualcosa di più è che sono io con due uomini, Matteo Bittante e Alejandro Angelica. Poi saranno forse inseriti altri due o tre uomini, comunque solo uomini. Mm. Vabbè, insomma. Diciamo la verità, la prima donna ce l'abbiamo, giustamente. Le musiche sono molto belle, perché c'è Gardel, c'è ovviamente, oddio, Piazzolla. Poi insomma stiamo facendo una scelta di musiche molto, molto particolari. E quindi niente, speriamo che stiamo bello, parlando sì, di prossimo aprile sì, adesso fantastico. Abbiamo dato anche una notizia in diretta quest'anno con la danza, ci sono sì, state parecchie, ma è il recupero della danza che al Carlo Felice in realtà era un po' mancata fino ad oggi, per cui ci voleva non speriamo possiamo di aver dato in là. Speriamo decisamente di aver dato sicuramente un contributo enorme. Lei andrà a seguire adesso in sala lo spettacolo. Certo. No, le coordinate sono le stesse che abbiamo dato noi, cioè sappiamo questo, ma io nessuno. Non posso dire altro perché non ho visto nulla. Ma qui l'unica che ha visto qualcosa. Ho visto una prova, una parte di prova. Sì. E ho detto qualcosa per quello che ho potuto vedere. Certo. Quindi è un teatro danza. Ho parlato poi un po' con Giovanni Di Cicco e anche lui mi ha spiegato che è un teatro danza alla Pina Bausch. Certo. Si riconosce già soltanto dall'impostazione della scena. Ho voluto soltanto spiegare un po' appunto come nasce il lavoro in sala, che è un lavoro diverso da quello che magari uno immagina quando pensa danza. Cioè il lavoro di collaborazione, di il danzatore che diventa attivo, che propone, poi chiaramente il coreografo fa una sua selezione di... il coreografo, il regista che c'è in base a quello che ha in mente, però insomma che c'è questa collaborazione e cooperazione che è molto interessante. E mi diceva Giovanni Di Cicco che non si è attenuto esattamente al libretto originale proprio perché durante il lavoro in sala sono venute fuori delle cose interessanti della personalità dei danzatori che lui ha voluto. Questo è importantissimo, ci deve essere appunto una simbiosi tra il coreografo e il danzatore. Certo. Ed è così che succedono poi le cose magiche e belle, altrimenti è si scelgono a vicenda di solito? Cioè no, beh, non finita... sempre, no. Non sempre, di solito è il coreografo che sceglie che i danzatori, sceglie il... però poi il danzatore chiaramente ci mette molto del suo, ecco perché poi scatta questo meccanismo che porta a far sì che il lavoro diventi più completo, più interessante, più bello, più tutto. La curiosità a questo punto effettivamente è salita per sì, questo tipo di cosa. Noi penso che dovremmo congedare. Possiamo leggerlo? E lo leggiamo, sì, per Bacco. Leggilo tu che non hai la remoscia. Io non ho le remoscia ma nemmeno gli occhiali. Quindi, insomma, io ho bisogno del cane purtroppo. Le mani della grande Savignano sono incredibilmente espressive. Le basta parlare ed è già danza.
ecco, grazie. Ma in effetti, io trovo che quando uno danza deve essere coinvolto tutto il corpo, perché uno dice danza, ma deve guardare come vuole le gambe. No, è tutto un insieme che danza. Quindi grazie per aver captato questo, perché per me le mani sono molto importanti. E noi siamo d'accordo. Non ci sogneremmo di dissentire in nulla, l'abbiamo ascoltata letteralmente pendendo dalle sue labbra, la ringraziamo veramente tanto per averci concesso un pochino del suo tempo e non vediamo l'ora, ci ritroveremo spero allora ad aprile se viene a trovarci per parlare del progetto Tango, assolutamente. Io sono Tango di Luna è il nome, il titolo è questo, promette benissimo, non poteva essere altrimenti. Grazie mille signora. Grazie.